Bene, allora, una delle domande che spesso mi viene fatta, la domanda diciamo ricorrente da parte soprattutto di chi suona strumenti a fiato, di diciamo conosce un po' la tradizione bandistica, è come mai le bande stanno scomparendo? È una domanda che mi viene fatta spesso. Beh, le bande secondo me stanno scomparendo in maniera particolare, io parlo per la Toscana, parlo per diciamo l'area che conosco meglio, poi nel meridione ancora la tradizione bandistica regge, anche perché molti degli strumentisti che fanno parte delle bande fanno dei grandi sacrifici, ci mettono del suo, qui un po' meno, ma soprattutto io credo che, come ha detto il maestro Muti, che sicuramente come dire, non ha bisogno di presentazione, che la banda in Italia ormai è un po' come il panda, è in via di estinzione e bisogna cercare di fare qualcosa per salvarlo. Il punto fondamentale è che le bande stanno scomparendo per tre motivi. Il primo è la mancanza di sistema, cioè non c'è un sistema in Italia se non in alcuni luoghi, ma comunque isolati, a macchia di leopardo, manca il sistema, per cui la scuola non è in questo sistema, perché ogni scuola ha un suo modo di interpretare l'educazione musicale. Non si parla mai all'interno della scuola della tradizione bandistica, si parla poco della tradizione bandistica all'interno delle medie musicali, della primaria dove c'è le musicali, non si parla di tradizione bandistica nei licei musicali, non si parla di tradizione bandistica nei conservatori. E non si parla purtroppo spesso neanche nelle scuole di musica, perché ormai, e questo è il secondo punto, i gusti dei giovani, dei ragazzi ormai sono altrove. Quando la mia generazione è una generazione dove ancora incontravi molti ragazzi della mia, quando avevamo 18-19 anni, che suonavano il sassofono, la tromba, il trombone, il basso tuba, per cui come dire c'era ancora un po' diciamo avevamo addosso ancora attaccata un po' la tradizione bandistica, adesso non più. Quindi mancanza di sistema, ogni scuola dell'obbligo fa un po' il, come dire, gestisce un po' l'educazione musicale come preferisce, dove c'è l'educazione musicale, perché in molte scuole neanche c'è l'educazione musicale, perché come si sa in Italia la musica è sempre stata considerata qualcosa di, come dire, di superfluo, fra virgolette. Il terzo punto è la mancanza di risorse, perché le bande non vivono d'aria e non possono vivere di aria. E quindi qual è il punto? Il punto è, per esempio, io faccio un esempio semplice. Conosco bene due realtà, quella spagnola in maniera particolare e quella francese. Due paesi simili al nostro, europei come il nostro e latini come il nostro. Però la differenza fra il nostro paese e questi paesi è che in questi paesi vengono fatti investimenti di milioni di euro statali per mantenere in vita la tradizione. Faccio un esempio semplice. Io frequento alcune città spagnole dove la banda è comunale e spesso è comunale anche da noi, no? Però la differenza sostanziale è che da noi la banda comunale non riceve mai neanche un centesimo di risorse. Là le bande comunali sono addirittura pubbliche, cioè personale della banda si fa un concorso, si entra e si diventa statali e comuni di 80-100 mila abitanti investono fino a 300-400 mila euro l'anno per avere la propria banda e comuni più piccoli, comuni di 5 mila abitanti, hanno fondi statali fino a 20-25 mila euro. Questa è una differenza sostanziale perché qui per esempio ormai le bande non hanno più un maestro professionista, un direttore di banda professionista perché non se lo possono permettere. Quindi la qualità diminuisce, diminuisce la capacità di avere chi ti scrive per la banda, di comprare partiture, di pagare musicisti più bravi. E non c'è il sistema per cui dalle scuole le persone non vengono fuori. I ragazzi hanno altri gusti, uno più uno più uno fra semplicemente tre e quindi le bande sono in via di sparizione. Mi dispiace dirlo, ma ripeto, è stato molto più esaustivo di me,
ovviamente il maestro Muti, quando ha detto che purtroppo le bande ormai vivono semplicemente perché qualcuno continua a dare non il 100% per la banda, ma il 300% per la banda, e quando finiranno questi e danno il 300% per la banda, le bande spariranno, o comunque ne rimarrà poche, che sono quelle importanti, la banda dei carabinieri, perché ovviamente poi sono tutte bande di professionisti, perché la banda della polizia, la banda dei carabinieri, la banda dell'aeronautica o tutte le bande del mondo sono bande di professionisti. Le altre purtroppo hanno grosse probabilità di non sopravvivere.